Mattina mi sono un po' divertito a guardare un po' di blog americani, inglesi. Ho trovato dei video interessanti su un personaggio che non conoscevo. Si chiama Peter Beth David. Poi cercalo perché è tutto in inglese, però alcuni sono addirittura sottotitolati. E al di là della vastissima bibliografia americana sulla crescita personale, tutto ciò che è comunque la libertà finanziaria, l'attività imprenditoriale, tutto quanto, ce ne sono miliardi, questo non l'avevo mai sentito. E la storia che mi ha affascinato è la sua storia, perché vabbè, è uno dei tanti che è partito veramente da sotto zero, da semplice venditore porta a porta, non so nemmeno di cosa, ed è arrivato a un livello altissimo, è arrivato ad essere manager dirigente dell'azienda per la quale aveva lavorato, poi ha aperto delle aziende e ovviamente adesso sfrutta questa sua esperienza, è diventato un formatore, ha aperto una grossa società, credo si chiami People Helping People, qualcosa del genere. Insomma, un bel personaggino, molto interessante. E ho visto un video che mi ha fatto pensare, perché fra le varie tecniche e strategie che insegnano queste persone, ormai insomma sono sempre quelle, lui mi ha detto una cosa figa, ovvero, dunque, tu oggi sei a un livello, guadagni 1000 o lo sai qui, qualunque tipo di cambiamento si voglia fare, adesso lui parlava di quello economico, comunque imprenditoriale, però secondo me può essere applicato a qualsiasi cosa, a qualunque livello ti vuoi arrivare, ovviamente hai un obiettivo, mettiamo che tu guadagni 1000 e vuoi arrivare a guadagnare, sei uno molto ambizioso, vuoi arrivare a guadagnare 100.000 euro, benissimo, ovviamente dividi step questa crescita. Poi vedendo in un anno arrivare da 1000 euro al mese a 100.000 euro al mese, naturale, no? Ti dai degli obiettivi, ti dai una tempistica, dici in 5 anni voglio arrivare a guadagnare questa cosa. Benissimo, che cosa mi serve per farlo? Cosa devo fare? Che cosa devo apprendere? Eccetera, eccetera. Bene. Poi cosa fai? Dividi in micro step, ok? Questo obiettivo, benissimo, questo lo sapevamo già. La cosa figa che ha messo lui, l'ingrediente, qual è? È questo. Allora, ogni volta che raggiungerai uno di questi micro step, metti che da 1000 arrivi a 2000, poi mentalmente spesso, spessissimo capita di dire vabbè sono arrivato, quindi ci si rilassa, si abbassa il livello di attenzione, il livello di apprendimento, perché quasi non hai più voglia, no? Perché sicuramente per fare quello step hai raddoppiato il tuo livello, hai faticato tantissimo, quindi non c'hai più voglia. Allora ho detto, come ho fatto io ad arrivare a guadagnare da 500 dollari al mese a 5 milioni di dollari all'anno? Ogni volta riprogrammo la mia mente, riprogrammo, cioè backup, spengo e riaccendo, cancello tutti i file e ricomincio da capo. Zero, io non so nulla, apprendimento, voglia di lavorare, voglia di apprendere, crescita personale, quindi lui era uno che già guadagnava 500.000 dollari all'anno e andava ai corsi di formazione con gente che stava partendo in quel momento. Perché? Perché la mente, riprogrammandola, diventa come una spugna, cioè ha più capacità di apprendimento, hai più capacità di sacrificio, più propensione a, appunto, alla crescita, e questo gli ha permesso di arrivare dove è arrivato. Dice che funziona, la proveremo sta cosa.